Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti dalla vostra zebra. Allora, sono passato un bel po' di ore dalla partita, mi sono calmato e ho riflettuto un po' non solamente sulla partita, ma sul cammino della Juventus, ma non solo di quest'anno. Quest'anno è la continuazione dell'anno precedente. E la cosa che mi preoccupa è che l'anno scorso ci lamentavamo perché giustamente mancavano i giocatori di qualità. Quest'anno la società ha fatto un mercato come lo voleva l'allenatore. Ora, io voglio andare un po' controcorrente, cioè non voglio dire che Allegri non ha colpe, anzi, adesso ci arriverò, ma secondo me, analizzando la situazione, ci sono giocatori nella Juventus in cui proprio mettere l'impegno, adesso, in questo momento parlo, mettere impegno è qualcosa di molto difficile. Non sa neanche dove abita l'impegno. Analizziamo meglio. Quadrado è irriconoscibile. Quadrado è irriconoscibile. Cioè, Quadrado non riesce più a dribblare, a saltare l'uomo. L'unica cosa che fa, prende il pallone, fa qualche finta inutile perché non porta giovamento al gioco della squadra. Come sempre cerca di buttarsi a terra perché, raga, non ce la fa più neanche a correre. Non ce la fa più neanche a correre. Ma ve ne siete accorti? Si butta a terra, chiede il fischio da parte dell'arbitro. Gli arbitri non ci cascano più. Gli arbitri non ci cascano più. E noi lo fischiano. E non lo fischiano. È proprio una mancanza di volontà. È una mancanza. Non ha, non, è come se gli mancassero l'energia da dare alla squadra, ai tifosi, a tutti noi. Se ne strafotte. Guardate quando gioca. E l'altro che è irriconoscibile, non lo so se per via degli infortuni, McKennie, altro. McKennie in campo cammina. McKennie in campo cammina. Eppure abbiamo visto che ha delle qualità. Mi ricordo con Pirlo quando entrava, sempre lui in area di rigore con colpi di testa, segnava. È irriconoscibile. È irriconoscibile. E poi ci sono altri giocatori. Oh, dimmi quello che vuoi, Locatelli. Locatelli è questo. Locatelli è questo, ragazzi. Non abbiamo un campione. Alla Juventus abbiamo voglia di gente che abbia tecnica, volontà. Sì, Locatelli corre, ci mette del suo, ma il suo limite è quello, raga. Il suo limite è quello. Ora, con questo, quindi ci sono questi giocatori, ma altri che adesso potrei anche elencare, ma in generale ci sono alcuni giocatori della Juventus che non si impegnano, non si impegnano, ragazzi, non si impegnano. Io voglio che li sbatta in panchina. Partendo primo da Quadrado, perché Quadrado sta facendo letteralmente schifo. Schifo. Andando ad Allegri, Allegri non lo scopriamo. Allegri è colui che le sue squadre le fa giocare indietro. Non in avanti, indietro. Cioè, ieri ha dimostrato che, ma non solo ieri, che andiamo in vantaggio e ci chiudiamo. Ma questa è questione veramente di mentalità, raga. È questione di mentalità, non c'è niente da fare. Perché quando un allenatore va ai microfoni e dice: no, in Champions noi dobbiamo fare la lotta non al Paris Saint-Germain, ma al Benfica. Partiamo già perdenti. Partiamo già perdenti. Ma chi è lui a dire queste cose? Ma chi è lui? Ragazzi, ma la cosa è gravissima. Quello che lui ha detto a Nikov è grave, è grave.
È gravissimo, noi siamo la Juventus, noi siamo la Juventus e non possiamo avere paura del Paris Saint-Germain. Per carità, dobbiamo avere il rispetto del Paris Saint-Germain, ma non paura. Noi dobbiamo lottare con tutte le squadre del mondo, perché siamo la Juventus, abbiamo una storia di quasi oltre 100 anni, centenario quest'anno, 100 anni di storia, e adesso abbiamo paura del Paris Saint-Germain. Se con questo cosa voglio dire? L'allenatore già partendo così mette la squadra in difficoltà, ma a livello anche soprattutto psicologico. Già partiamo perdenti, già partiamo da Torino per andare a Parigi, partiamo perdenti. E se lui la pensa così, vuol dire che in campo entrano solamente per difendersi perché hanno paura. Noi abbiamo bisogno di un allenatore all'Antonio Conte, cioè che prenda la squadra per mano e gli faccia capire veramente l'importanza della maglia, l'importanza che cos'è la Juventus. Quando indossano quella maglia, indossano una maglia di milioni di tifosi come noi. Per questo ci devono rispettare e dare tutto. Partendo dalla società, ma soprattutto dall'allenatore, rispetto per la squadra che lui sta allenando. Con questo voglio dire, spero che martedì, quindi ci abbiamo perso la prossima partita che è la Champions, entriamo in campo con una mentalità vincente. Ho paura che con questo allenatore questa cosa non c'è. Quindi in conclusione cosa voglio dire? Che le colpe sono da una parte e sono dall'altra. Però mi accodo tutti ai tifosi, mi accodo dicendo sì, avete ragione, in questo caso non puoi tagliare la squadra, ma puoi tagliare un allenatore. Secondo me Parigi sarà per Allegri un test molto importante, perché sappiamo che la società Juventus che importanza dà alla Champions League. Quindi io spero che a Parigi si veda una trama di gioco, una forza di volontà, una voglia di dare il massimo, di andare a vincere, ragazzi, di andare a vincere, perché noi vogliamo vincere. Poi possiamo anche perdere, ma perdiamo con onore. Quindi questa mia analisi di conclusione è: non accaniamoci solamente sull'allenatore, ma le colpe sono distribuite. Però il compito dell'allenatore è anche quello di tirare fuori il meglio dai giocatori. Se non è capace, è meglio che vada via. Con questo, ragazzi, vi saluto. E mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale, raga, dai, iscriviamoci, spacchiamo quel tasto, che ci vuole? Tanto, lo paghi? No, non paghi. Dai, aiutatemi a crescere, ragazzi. E quindi iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Dalla vostra zebra, ciao raga.